Salve, siamo con Teresa Guerra, insegnante del primo circolo didattico Marconi di Afragola. Siamo qui per presentare questa iniziativa che si terrà venerdì 6 giugno. Teresa Guerra è facilitatrice del PON realizzato in questa scuola insieme alla valutatrice Cinzia Di Mano. Parliamo di questa iniziativa. Questa iniziativa si terrà venerdì 6 giugno alle 9:30 nel salone della nostra scuola. In effetti sarà proprio la giornata conclusiva di questo PON che ci ha visto coinvolto la nostra scuola per tutto l'anno scolastico e ha trattato tre punti cardini: la solidarietà, l'ambiente e la legalità. Interverranno Vincenzo Spadafora, che è l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la dottoressa Margherita Diniciacci, il presidente dell'UNICEF della Regione Campania, Lucio Iavarone, comitato della Terra dei Fuochi, la dottoressa Giussiana Russo per Lega Ambiente, Don Tonino Palmese per l'Associazione Libera, Rocco Gervasio, che è proprio il direttore generale dell'ufficio PON della Regione Campania, e i nostri assessori locali, l'assessore Salvatore Iavarone, l'assessore alla pubblica istruzione Alessandro Salzano e il nostro sindaco Domenico Tuccillo. Un progetto su cui ha lavorato, insomma, lei e la professoressa Cinzia Di Mano. Questo progetto in effetti è stato ideato da me, dalla valutatrice Cinzia Di Mano, che abbiamo portato a valorizzare proprio questi tre argomenti, perché sono gli argomenti che ci toccano quotidianamente tutti i giorni, specialmente noi insegnanti nella nostra scuola. Avremo qui Vincenzo Spadafora, no? Che oltre ad essere l'autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza, è proprio di questi giorni la presentazione di un suo libro, La Terza Italia, ma soprattutto questo grande lavoro che Vincenzo Spadafora ha fatto con i bambini in questi anni, oggi come autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, in passato come rappresentante dell'UNICEF. Lui proprio ci ha tenuto in effetti a venire nella nostra scuola, perché lui è originario di Afragola e vuole iniziare anche con la nostra scuola questo progetto proprio di diffusione di questi valori tra i nostri bambini, specialmente tra quelli là più disagiati, che sperando mano a mano vanno a scomparire, e a coinvolgerli proprio a valorizzare i diritti dei bambini. Tra l'altro Vincenzo Spadafora ci ha inviato questi libri per tutti i bambini partecipanti al PON, che avventura stratopica Stilton, proprio per far sensibilizzare i bambini della scoperta dei diritti dei ragazzi. Appuntamento venerdì 6 giugno 2014 alle 9:30 qui alla scuola Marconi di Afragola. Grazie.